Buonasera. Buonasera, vuole un tavolo? Sì. In quanti siete? Sono da sola. Credo proprio di avere il tavolo che fa per lei. Cosa c'è di buono in questo locale? Questo è il regno del gusto. Qui non c'è nulla di improvvisato. Ogni cosa è unica e irripetibile. Bene, io amo le cose uniche. Bello questo orologio. Le dispiace se mi siedo accanto a lei? Prego, è un piacere averla vicino. Mentre segue per il mio numero, la sto osservando. È come se già la conoscessi. Forse ci siamo già incontrati da qualche parte? Può essere. Anch'io sono un artista. È come se avessi sentito una specie di fluido magico che mi ha attirato verso di lei. Lei crede nella magia? Oddio, ultimamente mi stanno accadendo cose strane. Strane quanto? Posso offrirle da bere? Ci penso io. Mi aspetti qui. Le farò assaggiare qualcosa con un gusto che non potrà mai più dimenticare. Lo beva lentamente. Ottimo. Allora, mi stava parlando di strani accadimenti. Le cose a cui ho assistito hanno veramente qualcosa di irreale. Perché non mi racconta questa storia così particolare? Certo. E poi? Sono divenuta invisibile. Vuole burlarsi di me? Assolutamente no. Mi aspetti qui. Aspetti. Adesso crede ai poteri di quel pugnale, eh? Non so cosa abbia messo nel bicchiere, ma ho la testa pesantissima. Ecco, e meno male che erano pochi, eh? Non avrei saputo dove metterli. Le mie scarpe? Beh, quelle non sono riuscito a prenderle. Le ho nascoste sotto al tavolo. La prego, le prenda! Signorina, ecco le sue scarpe! Le ho qui! Signorina! Qui le sue scarpe! Signorina? È sparita di nuovo. E questi ora dove li metto? Come al solito, quando mi vedi diventi un imbranato. Devo sempre fare tutto io.